C'era una volta un contadino che viveva da solo vicino ad un boschetto. Lavorava tutto il giorno la sua terra ed accudiva con amore i suoi animali. Nel tempo libero, però, faceva lunghe passeggiate perché adorava stare a contatto con la natura. Sopraggiunse l'inverno ed il freddo era ormai insopportabile. Ciò nonostante, il contadino non rinunciava alle sue camminate ed una mattina, vicino ad un albero, notò un serpente intirizzito dal freddo. Era fermo immobile e per sapere se era ancora vivo, gli chiese: «Ehi, tutto ok?» «Insomma», rispose il serpente con un filo di voce, «ho molto freddo». «Lo vedo», disse il contadino, «cosa posso fare per te?» «Portami via di qui, ho bisogno di stare in un luogo caldo», implorò il serpente. L'uomo, intenerito, lo prese in braccio, lo appoggiò al suo petto e lo portò nella sua abitazione. Una volta a casa, lo pose vicino al camino acceso, in modo che potesse riprendersi. Dopo poco, il serpente riacquistò tutte le sue forze e con esse l'istinto naturale. A quel punto si fiondò sul contadino, lo morse e con il suo veleno lo uccise. Poco prima di spirare, l'uomo esclamò: «Mi sono meritato questa tremenda punizione. Non avrei mai dovuto avere pietà di un essere così malvagio». Il serpente, ormai padrone della casa, vi restò fino all'arrivo della primavera. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che le persone cattive restano tali anche dopo aver ricevuto del bene. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.